lasciate il foglio sotto le sedie, perché fa questo rumore, questa cosa. Più o meno, dai, non è che dobbiamo, cioè, adesso lavoriamo sul movimento, quindi diamo solo l'inizio della nostra battuta e poi andiamo avanti, ok? Dobbiamo cercare di arrivarci piano piano. Allora io direi, ci alziamo i piedi, ci mettiamo di lato anche queste sedie, così immaginiamo di entrare nello spazio. Tu metti lì nell'angolino lì. Cominciamo muovendoci nello spazio, andate in più direzioni, prego. Prima di collocarvi dove ritenete più opportuno fare la vostra scena. Guardatevi negli occhi, siete insieme a fare questo lavoro. Quando si ferma Camilla vuol dire che tutti devono essere piano piano, andare alla propria sistemazione. Se sono lontana dalla mia sedia, dal posto dove voglio andare, mi sposto lentamente. Quindi Camilla guida il gruppo. Di me che so ascoltarvi, che vi aiuto anche a scuola, quando mi chiamate. Che c'è? C'è la professoressa, che volete? Sì, va bene, mi ripasso, perché a me piace farle bene, ma a me chi ci pensa? Nessuno. Papà, puoi fare una tavola? Ti prego, stasera, ti prego, io non posso, ho 3.000 compiti da fare. No, chiedi a Giulia di fare la tavola, io non posso fare i compiti. Io non posso andare per la tavola, devo fare i compiti. No, papà, stasera non posso. No, non posso fare la tavola. No, lo vedi tu a 3.000 compiti? Domani cosa faccio? La prof mi trita. Vattene, non voglio litigare anche stasera. Vattene, ok? Vattene. Cavolo, se n'è andato. Se n'è andato? Vattene, sei andato. Ma lo vedi che allora non mi vuoi bene? Sì, se ti volevi bene, rimanevi. Te ne sei andato, hai visto? Allora non mi vuoi bene. Martina? No, forse non parlo. Che ansia! Cosa faccio? Se parlo, dico qualcosa, subito... Martina, che hai detto? No, niente. E allora sto zitta, sì, sto zitta! Ma poi mi dicono... Oddio, Martina, ma che hai fatto? Sei muta? Non posso mai fare niente, come faccio? Allora, niente, starò nella mia cameretta a scrivere messaggi. Ma che scrivo? Poi subito mi chiedono, Martina, ma che cosa hai scritto? Magari lo pensano e iniziano a giudicare. Vai, Gaia. Ehi, mamma, che c'è? Lo sai che non mi piace quando mi chiami con nome e cognome? Cosa c'è? Sicuramente sono un piccolo. Vabbè, mi dispiace, adesso lo recupero. Mi impegno. Ok, vado a studiare. Che palle, ma io non ho solo la scuola a cui pensare. Devo preoccuparmi di non lasciare solo i miei amici. Devo fare la cosa giusta. Non c'è solo la scuola a cui pensare. Vabbè, è meglio che studio. In piedi, ragazzi, in piedi. Se voi non mi aiutate... Ma perché siete maleducati? Io, giustamente, non mi ero di insegnarvi l'educazione, perché voi avete le devono... Me ne vengo a insegnare a casa, io vengo qua per farvi studiare, ecco. A proposito, tu hai studiato? Non hai studiato, perfetto. Tu dovevi recuperare il 4 della scorsa settimana, non è libero? Perché non è libero? Come fa a giugno? A giugno, come fai a non avere libero? Ok, andiamo avanti. Bene. Se fossi stata alta... Fatti la mascherina, Bea. Se fossi
fossi stata alta 1,70 m, anche 1,80 m non sarebbe stato male. Ma se avessi avuto i capelli biondi, lunghi e belli lisci, sarebbe stato troppo. Il piede un po' più grande, ma di che parliamo? Poi fossi stata un po' più magra, la palestra mi farebbe. La ragazza top, gli occhi azzurri, fare cadere i miei piedi non so quanti ragazzi. La natura mi è fatta così, ma non così. Camilla? Essere un adolescente fa schifo. Mi sembra di stare sulle montagne russe. Un giorno prima sono la ragazza più felice dell'universo e il giorno dopo sono furiosa, come una iena. Ragione. O felice, poi triste. Questo ogni giorno, io non ne posso più, mi sento una scema. Oh. Guardate quanto era atletica. Allora, aspettate, Claudia, se seduta, sedetevi anche voi. Piano senza stare le sedie, Valeria, rimani qua, ma non lì, Marta, no, di là, di fronte. Piano senza spostare le sedie e tu aspetti che loro si siedano e vai. Ah, olè. Guardate quanto era atletica e sportiva. Riuscivo perfino a portarmi il piede fino alla bocca. Se provassi a fare una cosa del genere adesso, probabilmente mi spezzerei qualcosa e finirei in ospedale. Ora che ci penso, mi sa che quello è stato l'unico momento in cui io abbia fatto qualcosa di veramente sportivo. Non mi è mai piaciuto lo sport, non mi piace tuttora. Preferisco sicuramente rimanere a casa a vedere una bella serie TV. Invece che uscire, correre, sudare. Mamma, mi porti il caricatore? Ok, e poi ci sarà il finale. Mamma. Ah no, scusami mamma, perdonami mamma. E poi la parentesi. Ma chi la mascherina, mamma? Prima c'era e adesso è scomparsa così. Cioè, non riesco a capire, la matematica non mi serve. Cioè, è inutile, non è che io quando sarò una donna in carriera, avrò dei figli, un cagnolino, farò dei viaggi e tra l'altro quando avrò il mio bel naso infatto, cioè, non mi servirà, cioè, non è che io vado a fare la spesa e devo fare un calcolo complicato per capire il resto. Volete un consiglio? Togli i mandati. Volete un consiglio? Restate bambini. Sì, restate bambini, perché i bambini sono veri. I bambini si fanno vedere così come sono, non hanno filtri. E poi, anche se litigano, dopo due minuti cantano la canzoncina del diavoletto e fanno subito pace. Quindi, cari amici alieni, restate bambini, perché così sarà tutto più facile. E non dovrete fare ogni giorno i conti con voi stessi. Benissimo, grazie.